This edition of iItaly New York is brought to you by... L'energia non si ferma. Mai. L'energia crea. Si trasforma. Diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. And DeCecco Pasta. Imported in the U.S. since 1893. In this episode, we want to remember Massimo Vignelli. Italy's foreign ministers meet Italian-American mayor Bill de Blasio. Pasta Mania series is back with Bucatini Cacio e Pepe. La Scuola d'Italia turns 37. Happy birthday! Let's start with Massimo Vignelli. Perché ha lasciato Milano? Perché è troppo piccola, perché è provinciale, perché il soffitto è troppo basso. Sono venuto a New York pensando che il soffitto fosse alto. E ho scoperto che a New York il bello è che il soffitto non esiste. Noi lavoriamo in tutto il campo del design, no? Dalla segnaletica per le subway alla segnaletica per gli aeroplani, piuttosto che agli imballaggi di un vino, sempre con questo desiderio di portare un certo tipo di eleganza intellettuale alle masse, al pubblico. L'importanza della carta stampata è finita perché la comunicazione digitale ha preso il posto praticamente, il computer ha preso il posto. No? Si fa talmente di più, talmente meglio, che è ridicolo pensare che ci siano ancora i libri. No? Libri, questi oggetti statici dove un'immagine rimane lì ferma e uno deve girare la pagina prima di trovare un altro. Quello che non è finito è la grafica. La grafica, anzi, esiste ancora di più. Quello che noi abbiamo fatto praticamente in 50 anni di grafica è preparare il terreno per queste cose qua, in realtà. Prima che uscisse l'elvetica, per esempio, bisognava tagliare lettera per lettera, perché le distanze tra le lettere era troppa. Noi volevamo avere una visione compatta delle parole. E quindi si tagliava, un lavoro da bestia. La grande invenzione dell'elvetica è stata quella di fare dei caratteri che avevano le spalle molto piccole, per cui si potevano mettere caratteri vicini. Ora del 65, quando sono venuto in America, avevo già fatto un sacco di cose, tantissime cose, usando questo carattere e facendolo cantare. Mentre qui non esisteva, non esistendo il carattere, erano su altre strade, non esisteva questo linguaggio. Siccome avevamo, quando siamo arrivati, tre uffici in America, uno qua, uno a Chicago e uno a San Francisco, quindi abbiamo distribuito in un colpo solo questo carattere attraverso gli Stati Uniti. Siccome le cose che facevamo sapevamo farle, hanno creato una serie di entusiasmi e una volontà imitativa, che è quello che si voleva. Abbiamo portato in sostanza la disciplina del design. Il nostro interesse è sempre stato quello di fare delle cose che diventassero linguaggio. Più entravano in diffusione, tanto più erano vicini al nostro desiderio. La barra nera sopra un testo, no? Cioè che serve per aggrappare il testo. Anche questa è una cosa che non c'erano prima che arrivassimo noi. I giornali erano fatti in un altro modo. Quando abbiamo cominciato a fare il Herald, è stato il primo giornale al mondo fatto con una gabbia. Per esempio, quindi tutto modulare dove i caratteri, i titoli, gli spazi per la titolazione, le immagini, gli spazi pubblicitari, tutto erano regolati da un sistema di gabbie compositive. Oggi è il linguaggio comune. Siamo arrivati in un punto dove queste cose non succedevano in America. Quindi se fossimo arrivati oggi non sarebbe successo niente. È l'interpretazione americana del marketing che è dannosa. L'interpretazione americana del marketing è quello di dare alla gente quello che vogliono. Questo è sbagliato, bisogna dare alla gente quello di cui hanno bisogno. Perché Apple
Steve Jobs ha avuto quel successo enorme, è diventata la più grossa industria del mondo, per dire. Perché non ha pensato di dare al pubblico quello che volevano. E se no stiamo freschi. Gli altri l'hanno fatto, gli altri ci ha parato, come si dice a Milano. Le ricerche di mercato hanno senso se sono fatte per scoprire i bisogni, non per scoprire le volontà del pubblico. Un conto è chiedere cosa che ti piace, un conto è chiedere cosa che hai bisogno. C'è la misinterpretation, come dico, la cattiva interpretazione del concetto di libertà. Libertà non è quello che si dice fare quello che voglio. Libertà è rispetto collettivo. Questa è una grossa differenza. E in America, che l'ha inventata in un certo senso, purtroppo l'ha persa. So che voi avete sempre lavorato insieme. Sì. Che la tua compagna, moglie di una vita. La matita con quattro mani. Lavorare insieme vuol dire avere una piattaforma culturale share, come si dice. Condividere. Sì, condividere la stessa piattaforma culturale in sostanza. No? E quello che vuol dire lavorare insieme, dove basta un'occhiata, eccetera, eccetera. La grande funzione della Lella è sempre stata quella critica, cioè mentre io sono quello con la matita, evidentemente. Facevo una cosa, la Lella viene e dice non va bene, ma perché? Perché? Spiega per questo motivo. E allora dice, toh, ha ragione, è vero. Il pragmatismo è in un certo senso anche un livellamento al livello più basso. È una delle tragedie che invece di essere livellato al livello più alto, viene preso sempre a livello più basso. Il motivo fondamentale per cui questo avviene è perché la gente è interessata al denaro. Vuol fare soldi, quindi ha bisogno della sicurezza, per avere bisogno della sicurezza bisogna che tutto venga percepito dalla maggior parte delle persone, da cui nasce il problema del marketing, quindi la paura di fallire, sono le malattie tipiche del capitalismo. Dalla matita io posso estrarre tutto quello che mi serve, mentre dal computer riesco solo a fare delle email e a guardare Google. È uno strumento fantastico che purtroppo non so usare. È uno strumento che sta cambiando tutto, ha cambiato già tutto. Ma per esempio se guardiamo l'architettura è cambiata completamente da quando è venuto fuori il computer. Una volta per fare delle cose di questo genere era impossibile, non bastava essere pazzi, non serviva niente. Non si potevano fare perché ogni pezzo è diverso dall'altro. Mentre oggi col computer viene tutto trasformato, il computer fa andare avanti un'altra macchina che è tutta computerizzata, i signori possono andare al caffè perché tanto non serve a niente. Anche il controllo non serve, il controllo meno, è tutto automatico. E questi pezzi vengono fuori, già con il loro numero dove metterlo. Io non credo nel melting pot, questa idea che i vari paesi del mondo vengano qua e si fondono. Il bello dell'America è proprio il contrario, che non si fondono. Il bello dell'America è che esiste questa continua interazione tra culture diverse, anche a livello genetico proprio, no? Per generazioni. E questo è quello che dà forza e vitalità a questo paese. Ogni giorno, a New York, vengono pubblicate decine di giornali in tutte le lingue diverse, dagli svedesi ai russi, agli ungheresi, agli spagnoli, agli italiani, agli cecoslovacchi. Se vado a Milano, online, al giornale, non trovo il New York Times, non trovo tutti questi giornali di tutto il mondo. Ed è questa la matrice numero uno del provincialismo italiano. Ed è per questo che sono venuto via, perché detesto il provincialismo. Quindi, detestando il provincialismo, quando si è trattato di fare un manifesto per celebrare gli Stati Uniti, ho celebrato proprio questa cosa eccezionale della plurietnicità caratteristica di questo paese. E quindi sono andato a prendere tutti i vari giornali, ho fatto una bandiera, stampata in positivo e in negativo per poter fare bianco e nero, no? Fatta sta bandiera e l'ho mandata a Washington. Mandata a Washington, gli è piaciuto tantissimo, eccetera, eccetera, finché a un certo punto, doveva arrivare, è arrivato un qualche generale del Pentagono che era in questa commissione, ma quale cosa ha fatto? Ha cominciato a leggere gli articoli, no? Non gli sono piaciuti gli articoli che piaceva, ha detto sì, mi piace molto la bandiera, ma chiedete a Vignelli di rifarla con degli articoli buoni. Figuriamoci, proprio a me. Io non sono mica andato a studiarmi il giorno cattivo,
preso un giorno qualunque, che è capitato, sono andato la mattina, ho preso quello che era una fetta di salame, di questo grande salame che è l'America. Per cui se uno sa disegnare una cosa, in realtà possiede lo strumento, possiede il sistema per poter disegnare qualunque altra cosa. Naturalmente occorrono conoscenze particolari, specifiche, la tipografia ha un tipo di conoscenza, l'architettura ne ha un altro, gli interni ne ha un altro, un oggetto ne ha un altro, però la disciplina che coordina tutte queste operazioni è la stessa. If you can design anything. Now let's see what's happening around town. Il motivo per cui ho fatto come prima visita ufficiale da ministro questa visita negli Stati Uniti è sicuramente per sottolineare la relazione speciale che c'è tra i nostri due paesi, ma anche perché qui abbiamo una delle esperienze italiane nel mondo più importanti, più forti, più di valore. E quindi la mia visita qui è anche un omaggio alla comunità italiana, alla comunità italoamericana e al suo ruolo nella storia e nell'attualità di questo paese. Devo ammettere che prima ancora che come sindaco penso di incontrarlo come italoamericano. È il segno più concreto di quanto gli italiani e gli italoamericani abbiano contribuito alla grandezza di questo paese. Benvenuti. Buongiorno a questo punto. Buonasera, più tardi. Buonasera, veramente. Buon pomeriggio a tutti. È un onore per me essere qui con la signora Ministro degli Affari Esteri, Federica Mogherini, e è un onore per me essere qui con l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Claudio Bisognero. Le mie origini italiane rappresentano la fondamenta della mia identità. Ho visitato l'Italia per la prima volta nel 1975, quando aveva 14 anni, e da allora sono tornato in Italia molte volte. Mia nonna Anna arrivò negli Stati Uniti dall'Italia nei primi anni del Novecento ed aprì un negozio di vestiti a Midtown Manhattan, più tardi con mio nonno. E voglio che New York sia altrettanto accogliente con gli immigranti di oggi quanto lo fu con mia nonna e mio nonno. Desidero lavorare con la mia amministrazione affinché questa città continui a dare il benvenuto agli italiani e agli immigranti di tutto il mondo. I have great respect for the work that she is doing and the Prime Minister is doing, and a sense of pride as an Italian American in the work you're doing and the symbol you are of a new Italy, and an Italy that is addressing its challenges head on. As you said, we have somehow common challenges. The complexity of New York City and the complexity of Italy, even if different, still pose some challenges in governing the process. I think I am not wrong if I say that you have been probably the one that has stressed your being Italian more than others, and we are proud. To the people of Italy, the city of New York has such a profound connection to the people of Italy because so many New Yorkers have their origins in Italy. My sense of pride and appreciation for the homeland that my ancestors come from is always in my thinking. And I feel from a distance
both some of the challenges, but also a great sense of optimism, because thousands of years of history gives us reason to be optimistic, because there's so much there to draw on and so much strength inherent in the Italian people. I thank you very much for remembering every day to all of the American people that there is a value in welcoming people from all over the world, that builds stronger societies, stronger economies. And I wish Italy can become such a strong mix of cultures, languages, roots as the United States. Let's live and enjoy la dolce vita forever. This is pasta, real Italian pasta. Pasta is serious business. Pasta is love, and pasta making is love making. Did you know that the best pasta makers clean the grains one by one? They just keep the heart. The best pasta is bronze drawn and slow dried at low temperatures. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Today's recipe is bucatini cacio e pepe. Cacio e pepe, traditionally a Roman dish, is also popular in other regions throughout central Italy. The name cheese and pepper refers to the two basic ingredients of this simple yet tasty dish. But as you will soon discover, there is a third miracle ingredient not mentioned in the name. Ingredients. First, you'll need 24 ounces of bucatini, 3 teaspoons freshly ground pepper, 12 ounces aged pecorino romano, grated. That's it. Simple enough. Now let's see how Chef Luca Stefani does it. Preparation. This preparation starts with the pasta. When the water comes to a boil, add coarse salt and toss in bucatini, stirring occasionally so it doesn't stick. Meanwhile, grind the pepper over a deep pan and turn the heat up. Once your pasta is almost ready, spoon out a half a cup of cooking water. Add it to the pepper and stir. Reserved pasta water contains essential starch that can be used to adjust the consistency of your sauce. It is actually a miracle ingredient. Cook bucatini for about 12 minutes. When the bucatini is ready, don't strain it in a colander. Just remove it with a large slotted spoon and add to the saucepan, letting it cook through in the water and pepper. Turn off the flame, add pecorino, and stir. Add pasta water until you have reached desired consistency. Bucatini cacio e pepe should be paired with a red wine, preferably from the Roman region of Lazio. Try Castelli Romani Rosso, or their better known counterpart, Montepulciano, from nearby Abruzzo. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Coming up next, our exclusive event. You want to come watch with us? La scuola d'Italia di New York City, nel cuore dell'America ci siamo ritrovati con la nostra lingua e le nostre attitudini, le nostre manie, le nostre abitudini, a sovrapporre Manzoni all'inglese, un pizzico di Dante con ketchup e maionese, Leopardi che gioca a football. Questo è il sesto gala della prassi della scuola d'Italia con Lemo Marconi.
sei anni importanti che hanno visto crescere questa scuola, che vuole crescere sempre di più. Sì, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti dalla scuola in questi ultimi anni, dei progressi, siamo aumentati di numero, abbiamo quasi 300 alunni adesso, soprattutto il liceo è cresciuto molto, adesso siamo insomma sui 54 alunni, quindi è un liceo consistente. Si sveglia la mattina con in tasca un sì, ci sto, mi getto nella vita. Auguri ragazzi, la scuola è quasi finita. È vero, è il terzo anno consecutivo che vengo a questa magnifica manifestazione del GAE della scuola italiana Marconi. Lo faccio perché è importantissimo, lo faccio anche perché abbiamo una lunga tradizione e anche i miei figli 20 anni fa sono stati a questa meravigliosa scuola che ha un programma in italiano e in inglese, un curriculum unico a New York, unico negli Stati Uniti, e che credo che prepari veramente al meglio i ragazzi, questi giovani, alle sfide del XXI secolo. We bring sunshine and knowledge and poetry and style and technology, but more than everything we make you feel so fine. La scuola d'Italia, la scuola ha un ruolo molto importante nel sistema Italia, anche nella città, ma noi adesso abbiamo un impegno più forte che prima. L'argomento delle due lingue è sufficiente fino a un certo punto, però adesso dobbiamo concentrare e dedicare tutte le nostre risorse alla qualità, perché noi siamo in un mercato competitivissimo, non possiamo pensare abbiamo due lingue e suffice. L'argomento deve cambiare e sta cambiando. Anche il nostro board, che è un board veramente dei personaggi, uno più bravo dell'altro, ma più importante, noi dobbiamo puntare a una qualità eccezionale. Noi dobbiamo avere studenti in ogni università importante negli Stati Uniti. Vedo nuvole in viaggio, che hanno la voglia delle storie che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai. Quando ho conosciuto Cristiana è stata una grande sorpresa e poi non so come è successo, però mi è venuto spontaneo proporle di se voleva essere l'onorée del gala della scuola. Lei ha accettato senza batter ciglio e poi in corso d'opera mi è venuto in mente voglio presentarla io perché se lo merita, perché la storia che ci avevamo raccontata era molto particolare, ci siamo laureati con lo stesso professore. È un'emozione forte farlo in questo contesto, il gala della scuola d'Italia, quindi è un contesto di una scuola in cui appunto un professore, un mentor ti influenza così tanto la tua vita. Sento il mare dentro una conchiglia, l'estate, eternità è un battito di ciglia. Secondo me ha un potenziale incredibile, soprattutto in un mondo globalizzato come oggi, dove è importante conoscere più di una lingua. È quello che ha anche aiutato me ad arrivare dove sono arrivata, il fatto di poter creare dei ponti fra differenti culture, perché conoscere una lingua non è solo parlarla, è capire la mentalità delle persone che la parlano, e quello è importantissimo nella comunicazione e nella comprensione di un'altra cultura. E io penso per l'empatia con altri esseri umani, che poi è la chiave del successo di ognuno di noi, parte dalla famosa comprensione. E quindi parlare più di una lingua, ma capire anche la cultura dietro la lingua e cosa vuol dire un'espressione piuttosto che un'altra, ci dà una marcia in più. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. La seguo mia figlia naturalmente, mi fa piacere che ci sia questa scuola, è una bella risorsa per il nostro paese, anche per l'Italia. Comunque questa è una città che ti cambia la vita, no? Sì. Ti apre, ti spalanca gli orizzonti. Ma la cosa che colpisce è la doppia identità, l'identità multipla, no? Cioè il fatto che sia una scuola italiana con un'apertura alle cose migliori della qualità dell'insegnamento americano. Ma forse le due cose oggi nell'epoca moderna sono necessarie, ovvero il piacere del sapere per il sapere e la necessità di un sapere applicato al mercato. In questo senso la scuola d'Italia mi sembra che
che abbia queste due identità e questo equilibrio è bello. Tu sei una cosa grande per me. Ho visto una mancanza di fiducia dei giovani che mi ha preoccupato moltissimo, perché se i giovani che sono il nostro futuro non hanno speranza, allora siamo messi molto male. E io vorrei dire a questi giovani di avere fiducia in se stessi and go get it. Il paese è in una situazione non facile, economica, sociale, ma anche di valori. Però la responsabilità è di ognuno, non può essere solo di chi viene nominato o eletto. La responsabilità di cambiare questo paese o di andare fuori e dimostrare quanto vale il paese è di ognuno di noi, e chi meglio dei giovani può farlo. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. In the next episode of iItaly, People, La Scuola d'Italia meets Enrico Brignano. City, presentation of the American Pavilion for Expo 2015. Pasta Mania series is back with Fusilli alla Carbonara and Carciofi. Fred Gardafè reviews The Dog Killer of Utica, Antonio Monda's conversation at Casa Italiana Zerilli Marimò.